abbiamo maestro. Sì, io volevo dire solo una cosa. Che abbiamo rischiato con tre minuti di follia totale, dove sembrava di vedere in campo 10 Dominic Wilkins che facevano falli di 3 più 1 così regalando, abbiamo rischiato di mandare a puttane una partita giocata in una maniera fantastica. Io credo onestamente che con avversari di questo livello, così bene allenati, così strutturati, arrivare a più 19 di difesa, di energia, di passaggi, di penetra scarica, fuori dal sistema, ma di idee che sono poi, come vi dicevo anche in conferenza stampa, quelle che premiano, cioè saper giocare, gli schemi sono un corollario. E poi dopo ci mettiamo a fare gli alley-oop, 7 passaggi consecutivi. Allora, io l'unica cosa che dico è che bisogna stare molto, ma molto, ma molto cauti, perché, come diceva l'indimenticato professore di cui carezzo ogni tanto la fotografia quando vengo qua in conferenza stampa, tu puoi mungere la vacca e dare il calcio al latte una volta, forse la seconda, ma la terza la prendi dove dico io, se la sede della famosa asta, non so se vi ricordate. Quindi la soddisfazione per aver visto una squadra giocare una pallacanestro, due squadre, ma adesso io parlo della mia, perché Montichiari parlerà con più competenza che abbiamo. Vedere la mia squadra giocare come Claudio Landoni prima e io poi abbiamo sognato e sperato, grazie al lavoro di questi ragazzi, rischiare di evaporare per 3 minuti di delirio è una roba che mi fa girare i coglioni in una maniera terrificante. E quindi, con molta fiducia e molta pazienza, ci si prepara, facendo un buon allenamento domani, per giocare una partita che sarà molto più complicata di quella di oggi, perché questa è una squadra Montichiari di assoluto livello. Si passano 48 ore a riposare, ad allenarsi e a meditare, perché come è da tempo che dico ai giocatori, più si alza il livello, il sintomo, il segnale che si alza il livello è che aumenta il numero di volte in cui paghi gli errori. Noi oggi abbiamo fatto un errore grave, tanto più grave a fronte di una partita giocata in una maniera in certi momenti entusiasmante, credo che l'abbiamo visto tutti. E quindi take care, come direbbero gli americani, stare molto attenti, perché se dobbiamo congratularci con Montichiari per la finale di Forlì, perché sono stati più bravi di noi, sarò il primo a stringere la mano a Giulio e a ciascuno dei 10 giocatori di Montichiari, ma se dovessimo non andare a Forlì per aver fatto cazzate di questo genere qua, allora sarò il primo della fila al primo ponte che troviamo qua sotto per buttarci tutti di sotto. Prego. Dovete chiedermi qualcosa? Arrivederci. 2 minuti. 2 minuti.